prodotti beauty terminati del periodo. Quick of Niadesh, insomma. Ci qua, ben ritornati in un nuovo video. Allora, mi vedete così perché sono rientrata dal lavoro, io appena entro dalla porta mi fiondo in doccia, mi faccio una bella doccia, mi coccolo e dopodiché mi metto in pigiama. Mi metto in pigiama, anzi prima di farmi la doccia mi strucco bene e poi mi faccio la doccia e poi sono così. Quindi io vi faccio vedere come sono, cioè non è che, ecco, io sono così, cioè almeno se mi vedete per strada non ho 50.000 filtri e mi riconoscete, perché c'è della gente veramente che si mette 85 filtri, poi chi è? Ma perché? Ok, vabbè, bando alle ciance, amatevi per come siete, per quello che siete. Punto. Batterò su questa cosa per sempre. No, perché ragazzi, cioè bisogna accettarsi come si è e apprezzarsi per come si è, punto. Allora, prodotti terminati. Allora, ho terminato Balea shampoo secco. Vi ho già detto che i prodotti di Balea io mi piacciono anche gli shampoo secchi, anche il shampoo secco. Vabbè, anche se a dire il vero preferisco quelli nella categoria low cost, preferisco quelli di Sien. Questo aveva una buona profumazione di pulito, fresca, carina. Se dovessi andare al DEM, lo trovo in sconto, comunque per il prezzo che costa, che è un'inezia, comunque lo riacquisterei. Bene, andiamo avanti. Prodotti per le zanne. Acqua fresh, tripla protezione. Questo io l'ho acquistato, devo essere sincera, per un ritorno ai ricordi d'infanzia. L'acqua fresh, io mi ricordo le prime pubblicità che venivano fuori che facevano vedere che avevi tre colori. L'ho voluto riprovare, buon sapore, insomma, acqua fresh, mi è piaciuto. Però è un bel bussolotto, 125 ml, un buon prodotto. Poi ho finito anche sempre per le zanne Curacept colluttorio trattamento intensivo con la clorixidina 2.0. Questo l'avevo acquistato quando mio marito ha tolto il dente di giudizio. È stato un anno di dentizione importante sia dalla mia parte che dalla parte di mio marito. Comunque insomma ne avevo un goccino, adesso mi era ritornato il male al dente e quindi l'ho adoperato. Curacept, noi adoperiamo anche i fili interdentali, è una buonissima marca, non ce n'è, top. Bene, andiamo avanti. Ho finito lo shampoo secco di Cashmere. Questo io l'ho acquistato dalla mia colorist. Ciao Fede, te mando un bacio, non so se ti va del video ma te lo mando stesso. Deep Silver. Allora, tra questo e quello della milkshake, vedete qua, ne vedete ancora un po', ma è acqua, che è tinta di viola ma è acqua perché l'avevo diluito. Un buon prodotto, però io preferisco quello della milkshake perché quello della milkshake colora un pochettino di più, me li sbianca un attimino di più. Questo mantiene un buon tono, però preferisco il milkshake. Comunque questo è un prodotto professionale, tanta roba. Tra l'altro ho provato, lei mi fa sempre la ricostruzione, mi pare, con questo brand, e tanta roba. Ho finito come deodoranti questo che è il Bideo Deodorant Narciso Noto Cipriate. Credo che questo l'ho acquistato da MD. MD è tantissimo che non ci vado, io qua non ce l'ho vicinissimo e anche facciamo così, che facciamo prima, che mi dai i nervi. Maria Santissima, va bene, importa, insomma, a casa. Poi mi vedete in pochi, cioè, mi vedete in pochi, nel senso, vabbè. Bideo, deodorante narciso, questo l'ho preso l'MD, stavo dicendo l'MD non ce l'ho vicino, quando vado giù da mia mamma ne ho uno molto grande e devo ancora andare a vedere, a sbirciare dentro, andrò prima o poi. Comunque questo senza infamia e senza lode, cioè non è che proprio smania a ricomprarlo, ma nella categoria sempre low cost, uno che non posso più farne a meno è questo.
Questo è della Sient, preso dalla Lidl, è il Pure Fresh, freschezza lungo, 0% sali d'alluminio. Questo c'è anche col tappo blu. Tappo blu mi piace, però questo per me è una profumazione meravigliosa. Tiene abbastanza, d'inverno io non ho nessunissimo problema, lo testerò quest'anno d'estate per vedere se ti imbotta. Oh, io mi lavo tutti i giorni, tutti i giorni e anche più volte al giorno, perché anche a sag scritto in sal deodorante caldura 24 ore, non è che dobbiamo testarlo per forza, bisogna lavarsi anche col sapone. E quindi qui c'è scritto 24 ore totalità di protezione, buonissimo profumo, buon rapporto qualità-prezzo. Questo secondo me è uno dei migliori deodoranti con un costo basso. Tante roba. Poi ho finito Nivea Creme Aloe Bagno Schiuma. Allora ragazzi, Nivea, Dove, Borotalco, cioè costano, ma non c'è pezza, ha una consistenza, come si dice, bella cremosa, non scivola da tutte le parti, sono prodotti comunque che buoni. 650 ml, questa ha una freschezza che è metà Nivea e metà erbacea, però il sottofondo è la Nivea. Bene. Poi ne ho finito un altro di dentifrici e ho finito AZ Complete freschezza delicata, rifresca l'alito. Allora, questo a me è piaciuto, però piace molto di più al mio amico Marco. Cioè, tra i due io preferisco come gusto questo rispetto a questo. Forse questo ti dà una freschezza maggiore in bocca, però come gusto subito, l'unica cosa che ha questo, adesso mi è venuto in mente, è che ne basta veramente poco, perché sennò i due minuti dello spazzolino elettrico diventate tipo sulla sedia elettrica, per capirci. Vabbè, poi ho finito gel corpo anticellulite drenante effetto freddo di Greenic. Questo io l'acquisto al Tigotà, è uno dei prodotti penso più low cost che ha Tigotà per quanto riguarda il trattamento anticellulite. Sono buoni prodotti, però la consistenza è tanto liquida, troppo liquida. Però non mi è dispiaciuto, l'effetto freddo non è invasivo, è quell'effetto freddo un po' soft, non è come il Benex, si chiama così, oppure altri prodotti come per esempio il mio preferito che è il Venotonic Crio è proprio rinfrescante, cioè tanto freddo. Questo ha un freddo soft ed è da un costo low, quindi se uno dice vabbè, non voglio spendere tanto perché la cellulite insomma non viene via neanche se ti impegni, ma voglio comunque fare un trattamento, questo può essere una buona soluzione a basso costo. Adesso sto utilizzando un anticellulite rassodante che ve ne ho già parlato, perché comunque ne avevo un 50 ml, ho preso la full size perché è veramente buona. Ho finito sempre come deodorante, tre deodoranti stavolta, perché io ne apro diverse e poi li finisco tutti di pacca. Malizia e profumo d'intesa Mirage d'Amour. Ecco, questa profumazione non mi è piaciuta di Malizia, quindi questo non lo riacquisterò. So che è un dupe di qualche cosa che aveva detto Elisabetta. Ciao Betta. Però su di me questo mi dà, non lo so, non mi è piaciuto. Insomma, non è che si può, cioè non è che mi possono piacere tutte le profumazioni, vero? Perché allora non sarei normale. Questo non rientra nelle mie corde, quindi non lo riacquisterò, sempre se mi ricordo che è questo, perché poi vabbè, porta. Questo ve lo porto solo a vedere, questo è Saugella Uomo, finito, di mio marito. Anche questo è un buon prodotto, lui adopera Saugella Uomo, io adopero spesso Saugella o Idraserum o Azzurro, così Saugella è una garanzia. Poi, ecco,
Altra crema che non mi è dispiaciuta, anticellulite snellente, e qua io dico sempre d'estate, tenete d'occhio i giornali perché vengono sempre fuori con dei gadget, delle mini size veramente interessanti. Questo io l'ho visto che comunque c'è la Tigotà, è Dermolab anticellulite snellente. Questa ha una intanto è una profumazione fresca gradevole e è al guarana, col guaranà. Questo segno è un chiaro segno di gioventù. Superfood, stimola il metabolismo cellulare, combatte gli accumuli adiposi, azione rimodellante, acido ialuronico, efficace testato. Questo qua ha questa crema qua ha la stessa consistenza di quella che sto adoperando della BioPoint, cioè è una crema compatta, idratante, che mantiene l'idratazione quando uno la stende, cioè non fa scia bianca, è veramente ottimo come prodotto. E anche questo credo che proverò la full size. So che c'è perché l'ho visto da Tigotà, ecco, e non ha un costo eccessivo. Sono stufa di spendere the scale con dei prodotti anticellulite della Colli, stare bene o male, cioè per non avere la cellulite bisogna camminare, correre da qui fino giù a Napoli, tornare su e dopo casomai adoperare anche prodotti, una buona alimentazione, ma cioè voglio dire, quando un prodotto ti idrata, mantiene la pelle compatta, più di questo non è che possiamo fare, cioè la gravità è quella, la va verso il basso, più davanti, più le zecche. Poi ho finito, o meglio, abbiamo finito Kalamazoo. Kalamazoo è un prodotto di Lush, noi siamo un po' Lush dipendenti, io e mio marito, e ci diamo anche un contegno. Questo era un prodotto, ve lo dico subito, detergente per barba e viso, ma l'ho adoperato anch'io perché ha una consistenza strana, gradevole, cioè si spalma il detergente, poi sguincia un pochino, scivola, però è molto gradevole, ha una profumazione tipicamente maschile, erbacea, ecco, e questa tanta roba, la roba di Lush è sempre una garanzia. Poi gli oli il mio prodotto preferito della Lush sono i burri solidi, mamma mia che meraviglia. Poi ho finito due salviette, le Hydra 110 pezzi, queste sono del Mauris, salvietta per tutti gli usi, e ho finito invece la carta igienica fria. La carta igienica fria, questa io l'ho trovata in sconto, mi pare a 1,19 euro, 1,99 euro, una cosa così adesso fatico a ricordare, ma preferisco queste. Allora, ottime sono quelle di Action, però il problema è che quelle di Action non hanno questa cosa qua e invece loro hanno salva freschezza, però sono tutte e due ottime. Se la trovate, provatela. Questa va nel WC, quindi non anche danneggiamo tutto l'ecosistema ambientale. Bene, poi ho finito questo campione di Yalogin, sempre intimo, mousse detergente con acido ialuronico. Allora, questa è tanta roba anche questo. Questo è un prodotto molto buono per l'igiene intima. Poi, prodotti. Ho finito questa rubber face mask, che è quella di Action, quella che scimmiotta un po' quelle di Dr. Jart, ma sapete che carina che è? Proprio fa la gomma sopra, si stende anche abbastanza bene e poi si toglie e la pelle rimane bella morbida. Mi è piaciuta molto, la consiglio, costa anche poco. Si deve miscelare soluto solvente, poi se la spatacca in faccia, meravigliosa. Poi ho finito questo Sarina Kay. Gliela faremo mai finire sto video? Allora, adesso stavo dicendo, ho finito questo burro di karité che ho preso. Allora, mi avevano dato un campioncino al Cosmo Prof e poi questo l'avevo trovato su internet. È un olio di karité che ha un profumo celestiale, di pulito, buonissimo, e lo metto sulle punte dei capelli. Scusate, ho appena finito di mangiare.
dei capelli, è molto 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 buono. E il brand è Sarina Kay, lo vedete? Oddio, se sbadmau, vabbè. Ok, poi butto, perché è diventato una colla, questo top coat della Sien Glossy Gel Look. È diventato veramente un collame spaventoso, per cui lo butto via, perché non funge da top coat, quindi lo butto via. Finite le mie goccine Nile Express Dry Drops della Essence, tanta roba, non so se ci sono ancora, ma è un prodotto che vale la pena di acquistare, perché con lo smalto si applicano queste goccette e asciuga rapidamente. Adesso con il semipermanente chiaramente ne faccio a meno. Poi ho finito della Cosmi Premium acido salicilico siero viso, tanta roba, a me piacciono un sacco i sieri. Questo era leggermente lattiginoso, però si stende molto bene, si stende molto bene, la pelle mi è sempre risultata bella, bella compatta, bella idratata, mi è piaciuto. E una cosa fantasmagorica, ma che ho un campioncino da 30 ml, ma ormai l'ho finito, ciao mami. Ok, ecco da lì, micellare de Moquillante, questo qua è un'acqua micellare che strucca il demonio, perché avevo il mascara waterproof e lo ha tolto completamente in maniera egregia, buona profumazione, non brucia gli occhi, non appanna gli occhi, tanta roba. Valuterò anche questo di eventualmente acquistare la full size. Bene, questi sono i prodotti miei terminati beauty del periodo, ne ho abbastanza fatti fuori, ne ho abbastanza morti, fatto morti, e niente, spero che il video vi sia piaciuto, è una maniera intanto per fare due ciaccole e tenermi anche compagnia, io spero di ricambiare nei vostri confronti. Attiva la campanella, iscriviti al canale, metti mi piace, e se vuoi fare due ciaccole, se vuoi fare due ciaccole, le perle di Daphne. Ciao e al prossimo video. Bye bye!